L'Argentario è uno spettacolare promontorio nel sud della Toscana. In questo video ti mostrerò i posti più belli che ho visitato nella mia vacanza di 2 giorni. Appena arrivati ci sistemiamo al campeggio Lanini e senza perdere tempo corriamo subito verso la nostra prima spiaggia, Cala del Gesso. L'unico parcheggio che abbiamo trovato è un po' distante e anche abbastanza piccolo, quindi ti conviene arrivare presto e prepararti a camminare un po'. Iniziamo a scendere e dopo un quarto d'ora circa scorgiamo il gioiello nascosto. In alta stagione questa piccola cala è abbastanza affollata e anche le barche sono parecchie. Però la bellezza dell'acqua cristallina è indiscutibile e ci tuffiamo subito per un rinfrescante bagno. Dopo pranzo risaliamo alla macchina e ci spostiamo verso la spiaggia Mar Morto. Stavolta il parcheggio è più grande e anche più vicino alla spiaggia. Il nome Mar Morto deriva dalla particolare insenatura che forma una piscina naturale. All'interno della piscina l'acqua non è molto limpida, mentre nel mare aperto troviamo ancora una volta un'acqua pazzesca. La spiaggia è prevalentemente scogliosa, però essendo molto grande non sarà difficile trovare un posto dove sistemarsi. Una comodità che offre questa spiaggia è il bar al parcheggio, al quale ci fermiamo molto volentieri dopo la salita fatta per tornare alla macchina. Adesso ci spostiamo alla prossima meta, ovvero Porto Santo Stefano. Comunque il lungomare è veramente carino e adesso andiamo a mangiare una bella pizza da fermento e abbiamo una fame incredibile. Parmigiana con bottarga, bufala, kebab. E tipo kebab in realtà è porchetta. La pizza era veramente buonissima e per concludere la giornata in bellezza andiamo verso Torre di Capoduomo per goderci un bellissimo tramonto sul mare. Dai, sta tramontando! Mega pettata. Ne varrà la pena? Scopriamolo adesso. Boom! Cazzo. Bello! Ma è bellissimo, ragazzi. Finalmente dovremmo arrivare lassù in cima. Però è un po' lontano. Anche da qui però è bello, bimbi. La sto facendo a corsa. Ragazzi, per non perdermi il tramonto. Manca poco. Ci siamo. Ci siamo. Sì. Ci è dato fradicio, ma ce l'abbiamo fatta. Se il video ti sta piacendo, aiutami a far crescere il canale e per farlo è sufficiente iscriversi e lasciare un commento o un mi piace. Il giorno dopo lasciamo la macchina a Orbetello, prendiamo le bici a noleggio dalla Casa del Ciclo e ci dirigiamo verso la riserva naturale Duna Feniglia. Giannella, Orbetello e Feniglia. Questa riserva si estende su una lingua di terra lunga circa 6 km che collega l'Argentario alla terraferma e la protagonista di questo luogo è senza dubbio la natura. La strada sterrata è infatti chiusa al traffico ed è percorribile solo a piedi e in bicicletta. Non ci sono neanche stabilimenti balneari, ma solo chilometri e chilometri di spiaggia libera. Si sfreccia molto? Si sfreccia? Che buono, si sfreccia anche all'ombra. Bello, tutto ombroso.
Ora si fa un bel bagnetto, eh? La spiaggia, oltre ad essere poco affollata, vanta un'acqua stupenda con un meraviglioso fondale sabbioso. Abbiamo trovato una capanna, però non basta per tutti, quindi ora ne costruiamo una. Amici followers, la nostra casettina con tutta l'ombretta. Il maestro non è ancora soddisfatto, sta continuando a cercare legna. Proseguiamo il giro fino a chiudere l'anello di 20 km, rientrando ad Orbetello dal lato est. Ullala, molto spartano, ma a noi ci piace così, dico bene molto? Molto buono, molto ignorante. Ragazzi, abbiamo mangiato, abbiamo lasciato le biciclette, adesso fa un caldo assurdo e andiamo subito a buttarci in mare. L'ultima spiaggia della giornata è la ciottolosa spiaggia Acqua Dolce. Anche qua dal parcheggio c'è da camminare un po', però arrivato in fondo puoi trovare un bar, ombrelloni e sempre la bellissima acqua che contraddistingue tutto l'Argentario, che secondo me ha uno dei mari più belli della Toscana. Infine concludiamo la vacanza con una breve visita a Porto Ercole. Spero che il video ti sia piaciuto e se così fosse lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perderti i prossimi viaggi.